Amici di Stylist, benvenuti ad un nuovo appuntamento settimanale di Week News. Iniziamo con le notizie di politica. Non è stata raggiunta la maggioranza necessaria per costituire un nuovo governo. Abbiamo assistito all'appello di Mattarella che invitava ad evitare le elezioni. Ieri è salito al colle Mario Draghi, che ha accettato la nomina di Premier, oggi la mediazione con i partiti per cercare numeri in Parlamento. Passiamo invece ora alla TV. Sono iniziate a Roma le riprese di Carla con Alessandra Mastronardi, nel ruolo di Carla Fracci, il primo film TV sulla vita della grande ballerina italiana. Una coproduzione Rai Fiction, Anele, diretto da Emanuele Imbucci e prodotto da Gloria Giorgianni, con Fabio Scamoni, in onda prossimamente su Rai 1. Novità anche nel mondo del cinema. Fabrizio Moro ha iniziato le riprese del suo primo film intitolato Ghiaccio ed è basato su una sceneggiatura scritta dallo stesso Moro insieme al regista Alessio De Leonardis. La storia sarà ambientata nel mondo del pugilato e proprio il cantautore ne ha dato notizia sui social. Capitolo musica. A distanza di poco più di 2 anni e mezzo da Punk, in arrivo il nuovo album di Gazzelle intitolato Ok. Lo stesso cantautore ha pubblicato la tracklist di 11 tracce che ci porteranno a fare un viaggio nel mondo di tutti i giorni. Esperienze vissute comuni a tutti noi che ci faranno immedesimare nei testi. Notizie dal mondo. Oltre 100 milioni di dosi di vaccino contro il Covid-19 sono state somministrate in tutto il mondo, a meno di 2 mesi dal lancio delle prime campagne, secondo un calcolo dell'agenzia France Press basato sui fonti ufficiali. Le iniezioni di vaccino per il coronavirus sono state effettuate in 77 paesi o territori. L'obiettivo nazionale di Israele, ad esempio, è di vaccinare il 90% degli over 50 nelle prossime 2 settimane. Ed ora spazio alla moda. Tonalità audaci, vibranti, utilizzati in color block. Per la primavera 2021, Alberta Ferretti dà una sferzata energia ad un grande classico, il tailleur. Giacche, pantaloni e gonne dalle linee rigorose e dal taglio sartoriale. Leggere camicette, sensuali bluse e capispalla nei toni del blu acceso, fucsia e arancio. Si possono abbinare anche tra loro a contrasto grazie a raffinati giochi monocromatici. Gli accessori, nelle stesse tonalità, completano un look leggero dal mood contemporaneo. Chiudiamo le nostre Week News con lo sport. Niente mondiali, stagione finita per Sofia Goggia. Nella caduta di Garmisch l'azzurra ha riportato la frattura composta del piatto tibiale. Non c'è bisogno di intervento chirurgico, ma solo di un riposo e fisioterapia per un periodo di circa 45 giorni. La Juventus ha battuto l'Inter 2-1 nella gara di andata della semifinale di Coppa Italia giocata a Milano. La partita di ritorno è in programma tra 1 settimana. Gol di Martinez al 9° minuto, Ronaldo pareggia sul rigore al 26° e raddoppia al 35°. Ieri Napoli-Atalanta terminata in pareggio. Grazie per essere stati con noi, arrivederci al prossimo appuntamento settimanale con Week News.